Cascina di Ozzano San Paolo, antica. Era un territorio anticamente di nessuno, dove si rifugiavano i banditi, anticamente nel 500, 600, fino al 700, quando eravamo sotto Venezia. Era una zona di banditi, perché era contesa tra Milano e Venezia, no, quel posto lì, la Gerardad. E comunque c'è un bellissimo torrione in questa cascina, dove c'è anche la chiesa di San Paolo, non c'è anche una chiesetta con degli affreschi. E c'è un bellissimo torrione d'epoca, antico, non so, medievale, su cui poi però successivamente dal 500 in su, non so bene il periodo preciso, ma penso in quel periodo lì, hanno costruito l'abitazione, diciamo, nobiliare. Per cui il torrione si vede ancora, a metà torrione si vede ancora una merlatura, su cui poi è stato costruito un altro piano con un'altra merlatura, insomma. Cioè, è un doppio torrione, perché il torrione originale era molto più tozzo e basso. Proseguendo sulla stradina, che è la strada che va verso Vailate, venendo appunto da Azzano, si va da Torlino, Azzano, Vailate, su questa provinciale, dove una volta c'erano dei bellissimi pioppi alti, adesso non ce n'è più neanche uno, che facevano da corridoio, c'è questa cascina Genia, che è una cascina ormai da anni abbandonata, e grande, molto grande. Dentro si vedono ancora delle attrezzature tutte arrugginite, quelli per portare sul fieno, quelle cose lì. I tetti crollati hanno ancora un po' di strutture con le travi, no? Ed era una cascina senza intonaco, cioè praticamente tutta a mattone, no? Come le case inglesi più o meno. E quindi adesso che è abbandonata praticamente appare, soprattutto d'inverno quando c'è il sole che illumina, molto bello, con tutti questi mattoni rossi. Ci sono anche delle finestre dove c'erano le stalle ovali con dei ricami. Abbondente invece io la chiamavo la cascina lunga, uscendo da Crema per Campagnola. La cascina Abbondente si trova appena dopo Campagnola, andando verso Capralba, no? Sulla sinistra ce ne sono due. Una è la cascina Abbondente, si entra e c'è una grande aia lunga con tutti i servizi, no? Con i portici, molto bella, dovete... dentro è ancora bella. E purtroppo ultimamente hanno rifatto i tetti ed erano dei tetti di coppi, no? Bellissimi, che in lontananza vedevi, quando c'era il fon vedevi le montagne, la cascina, che sembrava un bastimento fatto di cotto, e adesso sono tutti a specchio, sono tutti pannelli solari. La cascina Giacinta, dove la cascina Giacinta c'è una bellissima, c'era, c'è ancora, una bellissima scuola che tradunava una pluriclasse, no? Dell'epoca del fascio, non so ancora credere, obbedire e combattere, trasformata purtroppo adesso in stalla per cavalli. C'era ancora la scuola con l'ingresso, no? C'era la scritta sopra, vabbè. Tradunava i bambini delle cascine intorno. E comunque questa è una stradina che va, che costeggia, che collega Santa Maria in Bressanora, Castelleone, con Izzano. È tutta fattibile in bicicletta, però è tutta terra battuta. Di ville ce ne sono tante, ogni paese ha le sue, no? Moscazzano, dappertutto, ville, castelli. Ci andavano i signori d'estate per 3-4 mesi, quasi tutta l'estate fino a ottobre, durante i raccolti, e poi tornavano in città per l'inverno. Una delle ville tipiche è la Villa Obizza, che si trova sulla strada per Camisano. Penso che sia però sotto Ricengo, e purtroppo abbandonata da decenni. Io mi ricordo ancora, 30 anni fa c'erano ancora i contadini dentro, e allora era ancora abitata e si manteneva. Poi è stata, diciamo, abbandonata e ha cominciato a crollare il tetto. C'è stato un comitato per salvarla, gli hanno fatto un tetto con le onduline, ma adesso è di nuovo sfondato e è in crisi. Era l'unica villa veneta, in stile veneto, dai nostri dintorni. Il Todeschino è più che una villa, è una casa padronale con una grande cascina, purtroppo non più usata come cascina, dove c'era un'aia bellissima con dei bellissimi portici, dove mettevano il grano turco ancora 20 o 30 anni fa. È la classica cascina con appunto casa padronale, aia e chiesa, con la chiesa annessa. La chiesa adesso non mi ricordo più cosa è dedicata, ma perché queste cascine grandi avevano tutte la chiesa padronale, dove ufficiavano lì, perché erano cascine da 100 persone, non so, avevano 10 famiglie, non so quanti ci stavano. Le strade pittoresche ce ne sono varie.
Ci sono quelle ormai asfaltate e quelle in terra battuta. C'è quella di Trescore, ho detto, no? Che è nel Moso. Nel Moso è una bella strada, soprattutto in autunno, per via dei colori molto varianti, ma anche adesso. Perché costeggia una roggia, di cui non mi ricordo più il nome, non so se è l'Acqua Rossa. È costeggiata dai soliti pioppi, dalla vegetazione tipica. No? E va dal canale praticamente fino a Trescore. Un'altra stradina bella in terra battuta è, a parte questa, c'è questa qui che è della Melotta, che dove siamo adesso, che è asfaltata e quindi si fa in bicicletta, molto bella, con i pioppi che la costeggiano per un chilometro circa, e ogni qualche anno, ogni 7-8 anni li cambiano. Adesso sono, diciamo, abbastanza cresciuti. Un'altra bellissima stradina con filari di pioppi si trova presso la Graffina Giacinta, in zona Fiesco. E c'è un bellissimo rettilineo di quasi un chilometro con i pioppi, che bello largo, in terra battuta, che sembra di vedere passare ancora le carrozze, no? O comunque i carri di una volta. Ah beh, una strada molto bella quella del Marzale, che è tutta una galleria verde, soprattutto adesso a maggio, quando fioriranno le robinie e i sambuchi. Poi vabbè, quando cominci a crescere, che cominciavo a avere 10-11 anni, con le prime biciclette, diciamo, normali, naturalmente non c'era il cambio, cioè biciclette da ragazzi, partivamo tra amici, no? Al pomeriggio, in primavera, quando si cominciava a girare, invece di fare i compiti, appena a casa da scuola, c'era sempre un'ora o due di giretti, andavamo di solito verso Ripalta, dove c'erano le salite. Non conoscevamo ancora la Melotta, andavamo verso Ripalta di solito, sai che in riva al Serio, e facevamo delle cronometro in salita terribili, andavamo nei boschi. Uscivamo in compagnia, no? A 13-14 anni, c'erano delle mete, però i giochi si facevano soprattutto primavera, le corse, no? Verso il Serio, no? O vicino a Santa Maria, quelle zone lì, o nelle zone di Ripalto, perché lì c'erano le salite. E lì erano i pioppetti, no? Come questi, lungo le coste del Serio, mi ricordo, ci buttavamo giù e dobbiamo andare a casa a studiare, tutti buttati giù, a guardare per aria il cielo azzurro, con i pioppi che con il vento si muovevano le foglie, no? Che all'inizio, quando escono, sono color rame, color oro rosso. E li vedevi nel cielo, stavamo lì, allora andiamo a casa. Ma no. Su queste colline d'inverno, nel lontano 85, che c'è stata la nevicata da 20 gradi sotto zero, è rimasta la neve per 3 mesi fino a fine di marzo, e con gli sci da fondo sulla neve vecchia, qui era tutta una pista da sci con la neve alta così, l'ho girata tutta con gli sci da fondo, era bellissimo. Non ero solo, c'è venuta anche altra gente, si girava.